ritorna la F1. Ecco uno dei circuiti più veloci del campionato, qui a Jeddah. Il Gran Premio dell'Arabia Saudita sta per iniziare e l'atmosfera è elettrica. Il circuito cittadino di Jeddah ha il maggior numero di curve e la più alta velocità del calendario della F1. Cercare di mantenere una buona deportanza ad alte velocità aiuterà molto i piloti questo weekend. La stagione è solo agli inizi e riserva ancora molte opportunità per cambiare le carte in tavola. Sulla pista non si può mai dare nulla per scontato. La battaglia inizia! Abbiamo assistito all'esito delle prove e ora i riflettori si spostano sulla cruciale sessione di qualifiche. Le squadre che mirano a fare punti nella gara di domani dovranno sfruttare le qualifiche per staccarsi dagli avversari. Ogni vantaggio, anche il più piccolo, può fare la differenza, sia che un pilota si trovi ai primi posti o sia alla guida di una vettura lenta. Scopriremo insieme chi salirà sul podio più ambito del mondo dei motori. And radio check when you can. Radio check, okay.
Did you check, Carlos? Can you hear me? Yeah, all good. And radio check when you can. Radio check, okay. Thank you.
È il giorno della gara, le squadre sono agli ultimi dettagli. La Ferrari ha brillato nelle qualifiche e saranno sicuramente soddisfatti delle posizioni in griglia. Ma la vera sfida sarà riuscire a mantenersi su questi livelli durante la gara. La prestazione della Red Bull nelle qualifiche fa ben sperare. Ora il team deve sfruttare la posizione di partenza per replicare il successo anche in gara. Il cielo è coperto di nuvole. I team sembrano preoccupati perché potrebbe piovere da un momento all'altro. Oggi sarà fondamentale saper cambiare strategia in corsa. Qui a Jeddah ci prepariamo ad assistere a una gara tanto impegnativa quanto emozionante.